La gioia del Vangelo nella compagnia degli uomini. È il cammino che stiamo facendo oramai da un anno come Chiesa Diocesana e che ci vedrà impegnati nel prossimo convegno che, come da tradizione, faremo condividendolo con quanti vorranno fermarsi con noi in questa riflessione e confronto. Sì, l'uomo, ci interessa capire chi è l'uomo di sempre, chi è l'uomo oggi, dove sta andando l'uomo con le trasformazioni così veloci e radicali che sono sotto i nostri occhi, dal livello tecnologico a quello etico, alle grandi sfide della mondialità, con le nuove e inedite opportunità. Ci faremo aiutare per questo la prima sera da un filosofo e un teologo. Abbiamo chiesto a una personalità di spicco, come il professore Cacciari, di darci la sua prospettiva. E a un teologo così bravo che ben conosciamo, padre Guglielmi, che insegna qui alla Facoltà Teologica di Napoli, di darci la prospettiva religiosa, ecclesiale e cristiana. Un tema che ci sta profondamente a cuore, che vorremmo condividere con quanti sono interessati, anche se non vivono la nostra stessa esperienza nelle comunità cristiane. Secondo giorno poi ci ritroveremo e, aiutati da esperti, ci interrogheremo su come abitare i luoghi dell'uomo di oggi, dal lavoro alla cultura, dal mondo digitale alla sofferenza, dalla festa alla capacità di aprirsi alle nuove sfide. Sì, interrogandoci e provando in laboratori concreti a trovare insieme delle piste per poter annunciare il Vangelo che ci riempie di gioia stando accanto a tutti, appunto in compagnia degli uomini.